Ciao Bettes.it, l'inventore dell'espressione caffè society al secolo, Maury Henry Biddle Paul, giornalista che frequentava l'alta società newyorkese, coniò il termine caffè society per descrivere questi circoli d'élite che frequentava e che narrava e che spiava. Il buon Maury morì nel 1942, il papà dell'espressione caffè society, un'espressione così forte che ha prodotto tre film, uno già del 39 e poi questo qua di Woody Allen. Quando l'inventore dell'espressione Caffè Society muore, Woody Allen ha appena 7 anni. Maury muore nel 42, Woody nasce nel 1935. Lo abbiamo festeggiato l'anno scorso per il Rational Man. Questo Rational Man, che riesce a fare un film all'anno, è arrivato alla soglia degli 81 anni con il suo 46esimo lungometraggio distribuito per il cinema tutto suo. Caffè Society, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di New York contro Los Angeles, ma non è più il Woody Allen di O. Henry più duro, più cattivo nei confronti della città delle stelle. È un Allen ormai così pessimista che anche per quanto riguarda New York non ha molte speranze. La storia, è narrata da una voce off, quindi da qualcuno che è proprio al di fuori della storia, un narratore, Woody Allen in originale, e racconta la storia di Jesse Eisenberg, Bobby, il quale dal Bronx arriva a Los Angeles perché vorrebbe lavorare con suo zio, Phil Stern, interpretato da Steve Carell. Doveva esserci Bruce Willis, arriva Steve Carell, che non è uccello come nel bellissimo Foxcatcher di Bennett, ma è un po' criceto, un po' castoro, un po' donnola. Ha i dentini che gli spuntano e quando lo fa in due o tre momenti mette veramente paura. Il morso potrebbe essere letale. Steve Carell è lo zio di Jesse Eisenberg, è un agente cinematografico molto famoso. Il film, sentirete Joel McCrea, sentirete Joan Crawford, sentirete Spencer Tracy, sentirete tantissimi Gloria Swanson, sentirete tantissimi nomi della grande Hollywood del passato, perché questo è un film ambientato negli anni 30, appunto quegli anni in cui Maury Henry Biddle Paul coniò pressappoco appunto l'espressione caffè society. Ok, per morire poi poco dopo. Invece Allen è ancora vivo, è vegeto e combatte con noi. Il film è molto affascinante. Intanto c'è un Vittorio Storaro digitale in fotografia. La West Coast, Los Angeles, è molto molto gialla, ma mai calda. E la freddezza del digitale è anche per una New York semplicemente livida. È un film di lividi fisici e morali, perché Bobby si troverà in questa Los Angeles alle prese con forse una bella cotta nei confronti di Vonnie, l'assistente di suo zio Phil Stern, quello con i dentini letali da criceto, grande Steve Carell. E si innamorerà di Kristen Stewart, terzo film insieme per la coppia delle meraviglie Jesse Eisenberg e Kristen Stewart, dopo Adventureland, American Ultra, Caffè Society. I due sono molto molto carini e mi piace molto come Allen fa mettere in posa la Stewart, la quale torna a essere una grande attrice, ma lo è stata per Olivier Assayas e continua a dimostrare a 26 anni di essere qualcosa di più della bella di Twilight. Mi piace molto come la Stewart si mette in posa quando parla con Jesse Eisenberg. E mi piace molto come Allen e Storaro le inquadrano gli occhi, soprattutto delle occhiaie che mano a mano che il film avanza rappresentano questa sconfitta da parte di questi personaggi, soprattutto di Bonnie e Vonnie, i quali forse si innamoreranno, ma chi lo sa. È un film diviso appunto tra New York e Los Angeles, non c'è più l'odio solo pro New York appunto di O. Henry. C'è uno sguardo di Allen veramente disperato, come al solito. L'ingiustizia regna sovrana, la giustizia ogni tanto fa capolino e magari ne ammazza qualcuno. Siamo dei nani sulle spalle dei giganti, piuttosto siamo dei gobbi, perché Jesse Eisenberg è molto gobbo, ha le spallucce ancora più strette del solito. Poi diventa un po' Cotton Club gobbo, il gobbo di Notre Dame che fa Cotton Club al posto di Cher Gir, perché diventa, forse lavorerà in un nightclub a New York. E siamo dei gobbi sulle spalle dei gangster. Questo è quello che ci dice Woody Allen. Gangster a Hollywood, un certo tipo di gangsterismo, un certo tipo di durezza e spietatezza morale e affaristica. Il gangsterismo di New York,
un po' più, diciamo, truculento, violento e criminale. Corey Stoll in Ant-Man non è che mi ha fatto impazzire, in questo film è lui la cosa più bella, ma sono bravissimi anche Eisenberg e Stewart. Un amante delle donne come Woody Allen si rende conto che guardando Blake Lively c'è una grande sconfitta negli occhi di questa donna apparentemente bellissima, la nostra Marisa Berenson di adesso. Caffè Society è tristissimo. C'è una battuta tanto bella su Joel McCrea. Dice: Joel McCrea dà un dramma, un tocco leggero. Questo è un film che potrebbe sembrarvi leggero, in realtà è devastante sui nostri rimpianti, su tutto ciò che non siamo riusciti a fare nella vita e mai riusciremo a fare, sia dal punto di vista morale che dal punto di vista sentimentale. Mamma mia, che disperazione per Mr. Woody Allen. Ciao, Bettista.